Bentornati nel canale del Project 7X. Oggi siamo qui con Mirko Zanelli, che ha appena fatto top 32 a Tolosa, al regionale. Sakazuki. Abbiamo giocato tutte la stessa lista, Vinci Sorrentino, Mattia Rimondini e Got Andrea Zanotti. Comunque andiamo bene. E c'è anche Paghino nella Guineu che è in giro per la Neu. Voglio ringraziare anche Federico Pastore che ci ha deliziati con una carta e per non vedere dopo e anche Vincenzo Rufino qui ha fatto 32 e niente, è stato un bel evento e possiamo partire. Allora sono 8 starter per essere più consistenti nel contro il mix-up di loro. Abbiamo visto comunque mettere dei body sul terreno ti dava molto più valore con Blaze e anche contro i vari mezzi a memoria e Saka ti aiuta molto per lo startino, anche avere solo il grave giusto per stare di memoria. Due Kuzen è stato, diciamo, si poteva giocare anche a 3x, però secondo me era, diciamo, per esempio Lima ho giocato con 3 Kuzan e 3 Brenio. Ho giocato 3 di questi e una Murakumo in meno. Secondo me Radio era corretto con 2 Kuzan perché era un flex che serviva contro giallo e contro anche altri mazzi, per esempio sono molto forte contro Barba e contro Uta, però non credo che sia un flex così particolarmente forte, comunque, cioè molto forte Kuzan, lo devi giocare per forza secondo me, però tra tutte le carte mi sembrava la migliore da togliere per avere spazio per altre carte che compensavano comunque i turni che erano di Kuzan fondamentalmente, però sono vedi, almeno due devi giocare, almeno due. Queste io non mi fermo perché sono Matt, alcuni giocano con Treina, però secondo me è davvero troppo forte, quindi proprio per forza vederla, quindi per me è 4 per Matt. Questi sono staple. Due Sabo come altro flex, diciamo, è molto forte contro giallo, aiuta molto contro Moria, e secondo me è 2 per devi giocare. Poi come riduzioni abbiamo giocato comunque 3 stage, 2 Greater Upson, 1 El Meppo, adesso vi facciamo vedere le removal, più c'erano le Zulu e Ina ovviamente. E il Lide. Allora queste sono le nostre removal. Allora, fondamentalmente abbiamo inserito Brook, che è la carta di Federico Pastore. Cosa non è? Troppo forte. E l'ho rivalutata molto nel testarla. Ti aiuta molto sia in curva dispari e early, e sia contro Saka, contro Moria, che sono i due main mazzi. Più ovviamente è molto generico, porta un po' contro tutto. Per rendere il blu più vivo abbiamo deciso di inserire le Greater Upson oltre ai stage, perché comunque era una riduzione chip che comunque ti faceva ciclare e secondo me ci stava molto, e anche per questo motivo il blu e Kuzan poteva essere un'opzione. E il Meppo abbiamo deciso di giocare uno anche per questo, è uno slot che avevamo il secondo, non avevamo proprio spazio e Lucci sta cosa, 2 per, però avendo 3 Brook insomma ci poteva stare ad averne 2 di Lucci e 7 spell secondo me fondamentali come numero e stage aiuta molto e in generale non cambierei niente, mi sono trovato molto bene e il torneo è andato bene comunque overall, quindi non ho niente da, diciamo, da rimproverarmi o altro. Poteva andare meglio per gli altri, però comunque perso ancora il top 32. Di così poteva andare meglio. E classico trend di Yu-Gi-Oh! Continua adesso. Basta così. E
leader. Voglio ringraziare gli sponsor Hunter Games Montichiari, Hunter Games su DC Market, lo trovate anche su con One Piece ovviamente, Collectible Station e Car Game Club. Ringrazio tutti i miei team Project 7X e...